Al Valdichiana Villa già si accende la magia del Natale con un'illuminazione più ricca di sempre, un'atmosfera unica che i visitatori potranno respirare nella tre giorni di regali. Abbiamo investito chiaramente nell'atmosfera natalizia, nelle decorazioni, nelle luci, chiaramente con l'idea di accogliere al meglio i nostri visitatori, comunque fargli vivere, seppur per pochi giorni, un'atmosfera serena, se possibile anche spensierata da quello che ovviamente stiamo passando in questo periodo molto lungo e molto difficile. Vestiti a festa, vetrine allestite in mood natalizio e l'intero village così è stato avvolto in uno scintillio evocativo per la breve finestra temporale che ha visto il ritorno della Toscana in zona gialla, il tutto ovviamente nella massima sicurezza. Abbiamo messo dei semafori nei bagni che consentono di eh, determinare l'affollamento delle nostre toilette. Eh, abbiamo chiaramente effettuato la misurazione della temperatura agli ingressi, eh, abbiamo messo dei punti di sanificazione per le mani eh, sia nelle parti condominiali che all'interno di ogni negozio, quindi eh, tutti i protocolli sono stati seguiti alla lettera, siamo una struttura all'aperto, quindi in tutto e per tutto simile ad un centro cittadino. Purtroppo però questo non ci è bastato perché siamo comunque catalogati come centro commerciale e di conseguenza pur essendo molto simile a un centro storico ci siamo visti costretti a chiudere. La cittadella dello shopping infatti come del resto l'intero settore del commercio sta vivendo una situazione particolarmente difficile a pesare in questo caso come un macigno le chiusure dei centri commerciali nei weekend. E siamo una struttura che vive eh, di shopping eh, spensierato nei giorni prefestivi e festivi, che rappresentano per noi dal 60 al 65% del fatturato settimanale. Quindi chiuderci in quelle giornate per noi ha un impatto economico eh, molto significativo, in particolar modo nel periodo delle feste natalizie, perché chiaramente c'è una forte concentrazione di eh, persone che fanno acquisti eh, di regali.